La clipeologia è la teoria degli antichi astronauti, si è evoluta nella paleoufologia razionale. Qui troverete una teoria organica, coerente. Proprio così. In tutta franchezza, io non mi preoccuperei tanto. Il paleocontatto alieno in pillole. Tra il 6000 a.C. ed il 4100 a.C., sono arrivate sulla Terra tre navi spaziali con almeno tre alieni. I proto-egizi entrarono in contatto con questi visitatori e narrarono l'evento nella mitologia eliopolitana dello Zeptepi per come lo capirono. Le tre piramidi di Giza, la Sfinge, il tempio megalitico annesso sono il fermatempo alieno. L'opera fu costruita dagli alieni per lo più con il cemento. Il fermatempo contiene il messaggio di presentazione. Partiti da Sirio, atterrati in Giza intorno al 5000 a.C., partiti per un intorno della cintura di Orione nel 4503 a.C. circa. Poi gli alieni insettoidi sono tornati molte volte, ed hanno accumulato durante tutta la storia umana un piccolo numero di voli di ricognizioni sulla Terra. Tornati anche nel 1200 d.C. in Sud America, in piena foresta amazzonica hanno effettuato un'altra fermata, ed ebbero un contatto diretto e fugace con gli Incas e gli Hopi in Nord America. Effettuarono anche vari voli di ricognizione sull'Europa, per cogliere il nuovo paradigma, che andava nascendo nella dominante cultura occidentale. Gli alieni insettoidi, poi ripartirono prima del 1492 d.C. per evitare l'incontro con gli europei. Tornarono anche altre volte e durante la Seconda Guerra Mondiale per evitare coinvolgimenti diretti continuarono a studiare la Terra come risorsa in senso pieno, usando sonde automatiche. Hanno avuto e forse hanno ancora qualche base di prossimità su Marte, intorno a Sirio, dalle parti della cintura di Orione, su Alfa Centauri. I candidati nido sono un cluster di stelle SAO più o meno oltre i 200 anni luce. Gli alieni Sauri Sapiens, di cui esiste ragionevolmente traccia dal 1948 d.C. nel modello ufologico quantitativo a cultura saurica, hanno un periodo di 30 anni. Probabilmente provengono dalla base di prossimità su Tau Ceti ed il primo paleocontatto indiretto saurico è retrodatabile a 122 a.C. Ci sono forti indizi che tale cultura aliena sia approdata sulla Terra già nel 1800 a.C. in una missione congiunta con la cultura insettoide. Il fine era quello di costruire una base di prossimità temporanea nel continente sudamericano, che allora era quasi demograficamente vuoto. La clipeologia è la teoria degli antichi astronauti, si è evoluta nella paleoufologia razionale. Qui troverete una teoria organica, coerente.